Allora, buon pomeriggio a tutti. Ho il piacere di introdurre la moderazione di questo seminario che rientra nelle attività proprio della scuola della SIC via webinar, che è incentrato sulle principali indagini strumentali in cardiogia riabilitativa. Inizio io perché a introdurre che Francesco Giallauria al momento stava per arrivare. Il programma è interessante, lo vedremo. È articolato in tre relazioni complessivamente, anzi sono quattro in realtà. Inizierei subito con introdurre il primo relatore, che è Mario Pacireo da Nocera Salerno, che ci parlerà della scheda di valutazione funzionale e identificazione dei protocolli di intervento. Buon pomeriggio a tutti, condivido un attimo lo schermo. Attimino. Eccoci qua. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori e i moderatori di questa sessione. Sono il dottore Pacileo, lavoro all'ospedale di Nocera Inferiore, Umberto I. Mi occupo di riabilitazione cardiologica. Come tutti sappiamo, al centro dei programmi di riabilitazione cardiologica vi è l'esercizio fisico. Tutti siamo a conoscenza dei benefici dell'esercizio fisico a livello cardiologico, a livello vascolare, polmonare, neuroormonale e così via. E numerose sono le evidenze dei benefici dell'esercizio fisico sulla mortalità per tutte le cause e sulla mortalità cardiovascolare. In questo studio pubblicato su ART nel 2022, questo gruppo coreano evidenzia come a seguito dell'evento cardiovascolare l'attività fisica determina sia un miglioramento della mortalità per tutte le cause che per la mortalità cardiovascolare. E così come pure questo studio pubblicato su JACC sempre nel 2022 da questo gruppo di Berna evidenzia come l'esercizio fisico sia capace di migliorare la mortalità per tutte le cause e la mortalità cardiovascolare grazie all'esercizio fisico. Alla base dei programmi di esercizio fisico risultano numerosi gli obiettivi dell'esercizio fisico è quello di contrastare positivamente la progressione della patologia aterosclerotica, migliorando in tal modo la prognosi del paziente, contrastare le limitazioni funzionali muscoloscheletriche del paziente e migliorare la tolleranza all'esercizio, oltre che agire positivamente sui vari fattori di rischio cardiovascolari. Da un punto di vista psicosociale, grande importanza riveste l'attività di riduzione dello stress e dell'ansia dell'esercizio fisico, permettendo una ottimale integrazione sociale sia nella vita quotidiana sia nella vita lavorativa, migliorando l'indipendenza del paziente e migliorandone la qualità di vita. E infine ricordiamo che l'esercizio fisico ha anche un ruolo educativo, favorendo la compliance a lungo termine di questi pazienti, migliorandolo quindi favorendo le modifiche dello stile di vita. Indispensabile è individualizzare l'esercizio fisico nei nostri pazienti, tenendo conto sia delle modalità di esercizio e sia delle caratteristiche all'interno delle singole modalità, ma grande importanza riveste tener conto di tre fattori, quali l'intensità, la durata e la frequenza dell'esercizio fisico. L'esercizio fisico può essere diviso in stadi, un primo stadio iniziale di bassa intensità, di breve durata, per assaggiare il nostro paziente, per valutarne la preparazione, per valutarne appunto l'agilità, la flessibilità e valutare la risposta all'esercizio stesso. Segue poi il breve in grado di coinvolgere il nostro paziente, proprio perché se noi non siamo in grado di coinvolgerlo, determineremo appunto il nostro ruolo sarà stato vano. Noi quindi nell'individuazione nello studio del nostro paziente, grande importanza riveste un'opportuna indicazione del rischio, una opportunità delle sue motivazioni, del suo livello di attività fisica e se magari in passato abbia
effettuato altri sport per scegliere il protocollo più adatto. Ed è indispensabile andare a assaggiare il nostro paziente valutandone la capacità funzionale più volte, proprio perché l'esercizio che noi possiamo somministrare nelle prime fasi della riabilitazione potrà essere di intensità troppo bassa a distanza di 1 o 2 mesi. E quindi in questa flowchart possiamo evidenziare alla base, andiamo prima a valutare, a eseguire una valutazione funzionale. L'ideale è con un test cardiopulmonare, ma anche un semplice test d'ascolto ci permette di stabilire dei parametri indispensabili per la somministrazione dell'esercizio fisico. Grande importanza riveste tenere conto delle comorbidità. E quindi mi sentite? no, Non mi sentite? ora sì, Mi sentite? ora sì. Sì. Ah, ok. Stavo girando tutta la stanza con il computer in mano alla ricerca della linea. Allora, quindi se noi vogliamo assaggiare il nostro paziente a un'intensità del 75% della frequenza cardiaca massima di picco, noi sapremo appunto quale sarà il nostro valore. Così un'altra alternativa è quello di adoperare la formula di Karvonen, molto adoperata appunto per i vari programmi sportivi, in cui si sceglierà il target di intensità e si terrà conto di due parametri: la frequenza cardiaca di base che può essere ottenuta dopo 5 minuti di riposo del paziente, o meglio al risveglio del paziente stesso. Invece poi si terrà conto della cosiddetta frequenza cardiaca di riserva, che sarà data dalla differenza tra il valore massimo ottenuto di frequenza cardiaca al test d'ascolto e la frequenza di base. E quindi poi si terrà conto del target di intensità che noi vorremmo ottenere. Il target quindi si otterrà da questa formula: la frequenza cardiaca al basale più il prodotto tra la frequenza cardiaca di riserva e la percentuale che noi vorremmo di intensità. Quindi in questo caso 0,7 del 60%, se vorremmo l'80%, 0,8. Il risultato sarà appunto il nostro obiettivo di intensità dell'esercizio fisico. Molto diffusa risulta essere anche la scala di Bohr, nata negli anni 80, ha avuto un grande sviluppo per poi cadere in disuso e adesso sta vivendo una seconda giovinezza. Qui si va a testare la percezione dell'esercizio da parte del paziente stesso e quindi si chiede al paziente come egli classifichi l'intensità dell'esercizio stesso. Ci muoviamo su una scala da 6 a 20, dove 6 è un esercizio estremamente leggero, per poi avere un esercizio all'altra estremità della scala estremamente duro. E come si può evidenziare, questa scala, i valori di questa scala sono strettamente connessi ai valori sia di frequenza cardiaca che del consumo di ossigeno al test cardiopolmonare. L'obiettivo di un esercizio moderato, di intensità moderata, è appunto muoverci intorno a un valore di 13-14. Questa scala logicamente può risentire di fattori personali, in particolar modo all'inizio del programma riabilitativo può risentire della paura di dover svolgere questa attività fisica da parte del paziente oppure dalla inattività per lungo tempo del paziente stesso. E quindi la scala di Bohr risulta essere più veritiera nelle fasi più avanzate dell'esercizio stesso, del programma di riabilitazione. La scala di Bohr può essere integrata con il talk test, in cui si chiede al paziente di parlare. L'obiettivo per un esercizio di intensità moderata è quello che, in cui il paziente è capace di scambiare delle parole col proprio compagno di allenamento, senza però poter svolgere una vera e propria chiacchierata, senza poter esprimere delle frasi per intero. Ricordiamo quindi che qui è riportata la classificazione dell'intensità dell'esercizio, tenendo conto sia del consumo di ossigeno, della percentuale di frequenza cardiaca massima, della frequenza cardiaca di riserva e della percezione dell'esercizio alla scala di Bohr. E quindi qui sono riportati i singoli valori per ogni classe di intensità.
Andiamo quindi a considerare le varie tipologie di esercizio. Quella sicuramente più diffusa è l'esercizio aerobico di moderata intensità. Esso consta di una prima fase di warm-up in cui di breve durata, della durata a meno di 2 minuti, con intensità pari al 50%. Alla prima fase di warm-up seguirà una seconda fase di warm-up in cui noi andiamo a incrementare progressivamente nell'arco di 5 minuti, grosso modo, l'intensità dell'esercizio, aumentando il carico di 1-10 watt al minuto per raggiungere il nostro obiettivo. Potremo passare quindi dalla fase di warm up alla vera e propria fase di esercizio in cui avremo raggiunto il target di intensità di esercizio che volevamo raggiungere. Questa fase deve durare almeno 5 minuti, ci spingiamo fino ai 30 minuti e nel paziente più virtuoso anche fino ai 60 minuti. E a questa fase seguirà il classico defaticamento a carico zero, in cui è che della durata di all'incirca 2-3 minuti. E qui vi ho portato un esempio di un esercizio a ciclo ergometro con i valori di pressione sistolica, diastolica e dei valori di frequenza cardiaca, e con la linea nera evidenziamo il carico lavorativo nella fase di warm up di riscaldamento, nella seconda fase di warm up in cui raggiungiamo l'intensità voluta, che rimarrà costante durante tutta la fase di esercizio per poi portarsi a zero nella fase di defaticamento. E qui in questa tabella appunto ci riportiamo i nostri obiettivi. Nella fase iniziale l'obiettivo appunto è di raggiungere il 50% del consumo di ossigeno fino al 60% della frequenza cardiaca di picco. Nella fase di miglioramento del nostro paziente noi raggiungeremo anche l'80% del consumo di ossigeno e fino all'85% della frequenza cardiaca massimale al test d'ascolto. Le slide non si vedono? Ecco, perfetto. Le slide non si vedono? No, ovviamente cambio stanza. Siamo adesso. Penso debba riattivare la condivisione dello schermo. Allora rivado, ho cambiato stanza, proviamo in quest'altra stanza. Devi condividere sicuramente lo schermo, però per me. Metto. Ecco qua. Un attimo. Adesso lo vedete? Ok, perfetto. Adesso fare schermi interi, ecco qua. Perfetto. Allora, quindi come dicevamo, nelle fasi di miglioramento noi andiamo a raggiungere l'80% del consumo di ossigeno o l'85% della frequenza cardiaca massimale ricavata a testa a sforzo, per poi passare alle fasi di mantenimento in cui noi avremo modificato lo stile di vita del nostro paziente. La vera e propria alternativa all'esercizio aerobico di moderata intensità è l'esercizio intervallato. Esercizio intervallato che può essere di alta intensità o bassa intensità. In realtà quello di alta intensità è molto diffuso e molto sviluppato, in particolar modo il protocollo 4x4 minuti, che sono delle fasi di esercizio che si intervallano delle fasi di recupero in cui noi raggiungiamo un'alta intensità fino al 95% della frequenza cardiaca target. Le fasi invece l'esercizio intervallato a bassa intensità può essere inteso sia come basso carico, ma può essere inteso anche come sprint interval training, quindi come delle fasi di esercizio molto brevi, anche di soli 20-30 secondi. Qui tipicamente viene un rapporto 1-2 tra esercizio e recupero. Come si può evidenziare in questo grafico, la durata dell'esercizio è di 30 secondi, seguito da una fase di recupero di 1 minuto, con delle ripetizioni da 10 a 20 nell'arco di tutto l'esercizio. Qui invece è riportato il classico esercizio intervallato ad alta intensità col classico protocollo 4x4, una fase di warm-up di 8-10 minuti con un carico di lavoro pari al 60%, le fasi di esercizio in cui si raggiunge un'intensità pari al 95%, anche fino al 95%, alternate da fasi di recupero di 3 minuti con un'intensità pari al 60%.
Come tutte le modalità di esercizio, si termina col defaticamento, che in questo caso può essere anche di più lunga durata, se vedete anche fino a 5 minuti con intensità anche pari al 60%. E qui in questa tabella c'è proprio il confronto tra le due modalità di interval training, come si può evidenziare la breve durata e l'alta intensità della forma short rispetto a quella ad alta intensità. In questa diapositiva sono riportati i due classici protocolli, quello l'esercizio aerobico di moderata intensità e il classico protocollo 4x4, proprio perché in letteratura sono nati tantissimi lavori di confronto tra i due protocolli, quale potesse essere il migliore. E sono nate anche delle forme di protocollo ibride, in cui ad esempio come in questo lavoro, nello scompenso cardiaco si parte con un esercizio di moderata intensità e poi passare a un esercizio intervallato, da prima con fasi di esercizio di 1, poi 2, per poi arrivare al classico protocollo 4x4 nelle fasi avanzate del nostro protocollo di riabilitazione. Come si può evidenziare tipicamente? Andando a assaggiare la percezione dell'esercizio del paziente, nell'esercizio di moderata intensità l'obiettivo è un 14 all'interno della scala di Borg, quindi un esercizio di moderata intensità. Invece nell'esercizio intervallato noi andremo ad aggiungere addirittura un 18, che è un esercizio duro estremamente duro. E poi potete notare nell'ultima fase del protocollo 4x4 l'obiettivo è tra 15 e 18, cosa che invece nelle precedenti tappe tra 16 e 18, proprio perché il tempo di esercizio risulta essere inferiore. E quindi, come dicevamo, sono nati in letteratura numerosi lavori di confronto tra i due protocolli su quale potesse essere il migliore nel nostro paziente cardiopatico. È un dibattito ancora molto aperto, proprio perché sebbene numerose siano le evidenze a favore dell'esercizio intervallato, si raggiunge appunto come risultato che gli studi sono di troppe piccole dimensioni, il paziente non è stato seguito per adeguate tempo. In questo lavoro si evidenziano gli effetti benefici a livello della stenosi e dell'infiammazione, oltre che della funzione endoteliale. Anche il nostro gruppo ha voluto dire la sua, da prima con un lavoro delle nuove tecnologie in ambito della riabilitazione ultrasonografica nell'ambito della riabilitazione cardiologica, per poi produrre un secondo lavoro in cui andiamo a testare nuovi parametri ecocardiografici come il miocardio al warp e lo strain atriale, valutando i benefici nell'ambito indotti dall'alta intensità dell'esercizio intervallato. In questi lavori invece si evidenzia un miglioramento della funzione endoteliale, un miglioramento del BNP e dell'LDL ossidate, e in questa meta-analisi si evidenzia come l'esercizio intervallato sia capace di migliorare la slope e il picco di consumo di ossigeno. Oltre a queste metodiche classiche di esercizio esistono altre metodiche, come l'esercizio di resistenza, che ha l'obiettivo di aumentare le masse muscolari tramite un esercizio anaerobico. Il riferimento in questo caso sia il massimo carico superare alzabile da parte del paziente nel caso di un singolo esercizio. E difatti, come evidenziamo, nelle prime fasi di questo esercizio ci muoviamo alzando il 30% del massimo carico che il paziente è capace di spostare, per poi raggiungere le fasi progressive dell'esercizio fino all'80% del carico massimo sollevabile. Grande importanza riveste in questa tipologia di esercizio la frequenza degli esercizi e, in base al gruppo di muscoli interessati, il numero di set e di ripetizioni. Ricordiamo quindi che questa tipologia di esercizio si integra bene con l'esercizio aerobico di grado moderato proprio per migliorare la performance dei pazienti stessi. Esistono altre tipologie di esercizio, quale il training respiratorio, capace di migliorare la compliance respiratoria migliorando le capacità funzionali del paziente stesso. E questo è il protocollo, si parte da delle brevi sedute di un quarto d'ora al giorno per poi raggiungere con obiettivo di sedute di 30 minuti due volte al giorno tutti i giorni la settimana. E in questa meta-analisi si evidenzia come tale tipologia di esercizio sia capace di incrementare il consumo di ossigeno e la slope al testo cardiopulmonare e l'entità della marcia al testo del cammino dei 6 minuti. Ulteriore tipologia di esercizio è il punto dell'elettrostimolazione, che può avere grande importanza nel paziente defedato, altamente fragile, allettato, come preparazione all'esercizio fisico. Grande importanza rivestono anche i vari gruppi muscolari interessati. Anche qui c'è una meta-analisi che evidenzia come sia capace di incrementare il consumo di ossigeno e la tolleranza all'esercizio, alla marcia, nel test del cammino ai 6 minuti.
Possiamo pertanto concludere che l'esercizio fisico è la base dei vari programmi di riabilitazione cardiologica, che è capace di favorire il rimodellamento positivo cardiovascolare, incrementando la capacità funzionale, contrastando la progressione della patologia aterosclerotica, migliorando in tal modo la prognosi dei nostri pazienti. È indispensabile individualizzare la prescrizione dell'esercizio fisico in base alle caratteristiche del nostro paziente, favorendo in tal modo l'aderenza e quindi stimolando lo sviluppo di uno stile di vita virtuoso. Grazie dell'attenzione. Allora, bene, ringraziamo dottore Pacirea per un'analisi molto dettagliata e puntuale, che non era facile concentrare, diciamo, tutti questi protocolli in questo poco tempo. Proseguiamo allora nel programma con il dottore Cesaro da Napoli, che ci parlerà di un test semplice ma sempre molto molto utile e facilmente applicabile, come il test del cammino di 6 minuti. Vediamo bene come dobbiamo rilevare i parametri e il loro ruolo prognostico. Grazie Antonello, io sono qua. Buon pomeriggio ai moderatori. Ciao Francesco. Al dottore De Andrea, io sono da Caserta, infatti l'affiliazione, diciamo, è quella di un po' di tempo fa. Vado a condividere lo schermo e andremo a parlare di quello che è il test dei 6 minuti, come si esegue e quali sono le sue implicazioni prognostiche. Il test dei 6 minuti è un esame semplice, sicuramente, anche a volte sottovalutato. Vedremo che invece ha un ruolo importante in diversi setting di pazienti. È stato sviluppato nel 1963 da Balk per valutare la capacità funzionale dei pazienti, soprattutto in pazienti respiratori. Successivamente è stato poi adattato anche ai pazienti con problematiche cardiovascolari, in particolare i pazienti scompensati. Sin dal, diciamo, dal suo utilizzo, dall'inizio del suo utilizzo, è stato comunque validato e utilizzato in diverse classi di pazienti: pazienti anziani, pazienti con scompenso, pazienti con coronaropatia e pazienti anche con patologie cerebrovascolari. È un esame semplice che non richiede una strumentazione sofisticata, pertanto si può eseguire facilmente in tutti i centri. Andremo a vedere che il test va a misurare quella che è la distanza che un individuo è capace di percorrere in un periodo di 6 minuti su una superficie piana e piana e dura. Inizialmente il test era stato pensato come un test di 12 minuti, successivamente è stato adattato a 6 minuti, l'opzione che è stata ritenuta migliore, perché un test di 12 minuti era effettivamente abbastanza faticoso per i pazienti. È un test in cui il paziente ha un passo proprio, si può riposare se necessario, e durante prima del test, durante e alla fine, in particolare prima e alla fine del test, vengono misurati quelle che è la frequenza cardiaca e la saturazione. Poi vedremo che in realtà il pulsossimetro è opzionale durante tutto l'esercizio, e va a valutare globalmente la risposta dei sistemi che sono coinvolti durante l'esercizio fisico, che sono il sistema circolatorio, il sistema polmonare, la circolazione periferica e il metabolismo muscolare, ma non, diciamo, fornisce delle specifiche informazioni sulla funzionalità di ognuno di questi sistemi coinvolti, come per esempio può fare un test più sofisticato come il test cardiopolmonare. Vedremo però in realtà che, pur non andando a dettagliare quella che è la funzione di ogni organo, però c'è una forte correlazione tra la distanza percorsa e quella che è la capacità funzionale dei pazienti, anche misurata con test più avanzati. Deve essere idealmente condotto in un corridoio tranquillo da un singolo operatore sanitario. Sicuramente ci sono delle variabili durante l'esecuzione del test. Deve essere un corridoio raccomandato intorno ai 30 metri, il paziente può riposare se necessario e deve avere un passo che per lui è confortevole, seppure deve andare a una velocità quanto più sostenuta possibile, c'è anche la possibilità di alcuni incoraggiamenti che si possono fornire al paziente. Questo vedremo che in realtà, per quanto possa sembrare una cosa poco influente, invece ha un effetto sulla distanza percorsa a seconda appunto del
dell'incoraggiamento che al paziente viene fatto, per questo si è cercato di standardizzare il più possibile anche queste piccole variabili in modo tale da avere un risultato quanto più pulito possibile. Qual è l'indicazione principale del test dei 6 minuti? Sicuramente è indicato per misurare la efficacia di un intervento medico, di un intervento riabilitativo, per esempio, in pazienti che hanno una malattia polmonare o cardiaca da moderata a severa. Ma può anche essere utilizzato come una misura one time per valutare lo stato funzionale dei pazienti. Per esempio, noi lo utilizziamo, diciamo, come stratificazione prima dell'inizio di un percorso di riabilitazione per poter capire quale il carico che il paziente può sopportare durante il suo percorso riabilitativo e quindi andare a customizzare meglio diciamo, il suo programma. E può essere anche utilizzato come misura one time come predittore di morbidità e di mortalità, adesso vedremo. Per quanto riguarda diciamo, la valutazione pre-post-trattamento, può essere utilizzata soprattutto sicuramente in patologie polmonari avanzate come il trapianto di polmoni oppure le resezioni polmonari, ma più frequentemente nei pazienti che per esempio hanno delle broncopneumopatie cronico-ostruttive, pazienti che hanno ipertensione polmonare, i pazienti affetti da scompenso cardiaco, che sono quelli che più spesso vediamo in riabilitazione. Per valutare lo stato funzionale è sicuramente indicato nei pazienti con BPCO, nei pazienti con scompenso, ma anche in pazienti con vasculopatia periferica e ancora in pazienti con scompenso. Così come nei pazienti con scompenso è un ottimo predittore di morbidità e mortalità, e adesso vedremo. Ci sono anche delle controindicazioni a praticare il test, seppure è un test poco invasivo. Ci sono delle controindicazioni assolute e relative. Sicuramente tra le più importanti controindicazioni assolute è un recente infarto del miocardio da 3-5 giorni prima del test, un'angina instabile o anche la presenza di aritmie che sono diciamo, sintomatiche non controllate con compromissione emodinamica, pazienti che hanno avuto una recente storia di sincope, i pazienti che hanno una patologia dell'aorta con una stenosi severa o pazienti che hanno una sospetta dissezione, anche pazienti che hanno trombosi degli arti inferiori o anche embolie polmonari. Un'altra controindicazione assoluta è per esempio una saturazione a riposo inferiore all'85%. Ci sono poi altre diciamo, patologie o condizioni non correlate al sistema cardiopolmonare che possono comunque essere aggravate dall'esercizio fisico e quindi anche in questo caso diciamo, l'esercizio dei 6 minuti, cioè il test dei 6 minuti è controindicato. Le controindicazioni relative sono la presenza di una stenosi del tronco comune, ad esempio, patologie valvolari moderate o anche ipertensione non controllata o tachiaritmie che non rientrano tra le tachiaritmie che compromettono l'emodinamica. Ovviamente, tra le controindicazioni relative si valuta ovviamente il rischio di effettuare il test e il beneficio che l'informazione ci può dare, pertanto in questo caso molto spesso si può ovviare e si può il test comunque praticare. Quando è che si deve interrompere però il test? Si deve interrompere sicuramente quando il paziente ha un dolore toracico, una dispnea che definisce come intollerabile, anche la presenza di crampi alle gambe sono un criterio di interruzione perché ovviamente il test è inficiato da questo, la presenza di barcollamento, di aforesi e la presenza di diciamo, un colorito pallido, un cerullio che cambia insomma da quando è iniziato il test a durante l'esecuzione. Che cosa serve per fare il test dei 6 minuti? Sicuramente un timer, un cronometro. Ci servono due coni che vanno a delimitare i punti di svolta nel corridoio, che abbiamo detto deve essere di una lunghezza di 30 metri, e quindi il paziente lo deve percorrere nei due sensi. Dobbiamo avere ovviamente diciamo, una strumentazione adatta per poter registrare i valori che prendiamo, una fonte di ossigeno, uno sfigomanometro per la pressione, un pulsossimetro e anche se andiamo a stratificare bene i pazienti prima di effettuare il test, è sempre opportuno avere a portata di mano un defibrillatore perché potrebbero insorgere delle aritmie, essendo dei pazienti in molti casi abbastanza. C'è cioè a rischio molto alto, quindi abbastanza delicati. Per quanto riguarda la preparazione del paziente, il paziente deve ovviamente diciamo, indossare delle scarpe e degli abiti comodi, perché questo può andare ovviamente a inficiare diciamo, la validità del test e deve utilizzare anche eventuali ausili che utilizza durante la vita quotidiana per camminare.
non deve sospendere alcun farmaco e non dovrebbe effettuare esercizio fisico intenso 2 ore prima del test. La scala di Borg, abbiamo già sentito il collega Pacileo che ce ne ha parlato, va a identificare quella che è la fatica del paziente e nel caso del test dei 6 minuti deve essere somministrata sia prima che dopo, il paziente ci deve indicare. In realtà la scala di Borg, come diceva il collega, va da 6 a 20, viene utilizzata una scala di Borg modificata per il test di 6 minuti che va da 1 a 10, in questo caso vediamo quelle che sono le equivalenze, e il paziente deve indicare quello che è la sua fatica anche al riposo, insomma, il senso di fatica anche al riposo, e poi alla fine del test deve indicare nuovamente qual è diciamo, la fatica che ha sentito durante l'esercizio e anche in. Diciamo anche valutando quella che era la fatica iniziale e quindi andare a fare un raffronto. Come si fa il test dei 6 minuti? Non c'è bisogno di un warm up, non c'è bisogno del giro di ricognizione come in Formula 1, il paziente deve anzi addirittura stare 10 minuti in una condizione di riposo. Durante i 10 minuti è possibile rilevare i parametri, eventualmente andare a valutare eventuali potenziali controindicazioni nuovamente. La pulsossimetria, abbiamo detto, è opzionale, ma se viene utilizzata, ovviamente deve essere ottimizzato il segnale prima della partenza. Deve essere presente un cronometro e un contagiri e diciamo, l'operatore medico che effettua il test può mostrare al paziente il percorso. Sicuramente non deve precedere il paziente durante il test, quindi il paziente non deve seguire l'operatore sanitario perché questo può influenzare l'andatura del paziente che si può sentire costretto a aumentare il passo o a ridurre il passo, mentre invece il supervisore si può porre alle spalle del paziente eventualmente diciamo, nelle condizioni in cui il paziente abbia delle difficoltà motorie. Per quanto riguarda l'incoraggiamento, abbiamo detto che bisogna standardizzare e per questo ci rifacciamo alle linee guida della società toracica americana che sono risalenti al 2002, c'è stato un piccolo aggiornamento nel 2014, ma comunque fanno fede principalmente quelle e è concesso il riposo durante il test, ma non bisogna fermare il cronometro. Se il paziente non riesce a proseguire oltre, il test poi va stoppato e va registrata la distanza coperta, il tempo in cui è stato interrotto e il motivo dell'interruzione. Ovviamente quando il paziente riposa, poi può successivamente ripartire e se è fermato per un momento la distanza coperta ovviamente sarà minore, anche questo è un segno importante, cioè un valore importante da registrare. E se ovviamente insorge uno dei sintomi che abbiamo elencato precedentemente, il test va stoppato e quando viene diciamo, fermato il test va chiesto al paziente di valutare la sua fatica e di registrare la regione dell'interruzione nel caso in cui il test sia stato interrotto. Come si interpreta il test dei 6 minuti? Ovviamente l'interpretazione è differente a seconda se il test è utilizzato per valutare prognosticamente il paziente, per valutare invece il paziente funzionalmente, quindi la sua capacità funzionale prima di un diciamo un programma di esercizio fisico o quando invece va effettuato il test per un monitoraggio terapeutico. Un singolo valore del test di 6 minuti, la distanza dei 6 minuti coperta, può essere riportato come valore assoluto o anche come percentuale rispetto al valore medio per età e per sesso, così come per la prognosi la distanza coperta può essere comparata, può essere confrontata con valori pubblicati secondo la classe di rischio del paziente e quindi anche in questo caso può essere, il paziente può essere rapportato in termini percentuali alla classe di rischio a cui appartiene. E i cambiamenti diciamo, nel tempo vengono riportati come differenze assolute o come differenze percentuali perché ovviamente un incremento di 30 metri in un paziente che al baseline effettuava 250 metri è più importante di un incremento di 30 metri rispetto a un paziente che invece al baseline
ne effettuava 450. E esprimere in termini percentuali molto spesso può essere motivo di incoraggiamento del paziente, perché si può dire al paziente, per esempio, che alla fine del suo ciclo di riabilitazione, la distanza coperta, da lui è il 90% rispetto a quella diciamo, predetta per un paziente sano, e questo può essere effettivamente, un motivo di incoraggiamento, può fare la differenza nella percezione del paziente. Ci sono delle variabili che vanno a influenzare il test, le abbiamo già evidenziate in alcuni casi. Sicuramente un corridoio non adatto con differenti punti di svolta, la presenza di patologie muscoloscheletriche, quindi problemi alle articolazioni soprattutto, e una motivazione high, go o low, insomma, una o l'altra può influenzare positivamente o negativamente l'esecuzione del test. Ci sono dei setting specifici in cui il test dei 6 minuti può essere utilizzato ed è stato utilizzato. Vedremo alcuni di questi esempi, non tutti perché è stato utilizzato diciamo, in setting differenti di pazienti molto ampi. Ci concentreremo soprattutto sullo scompenso cardiaco e sui pazienti diciamo, in programmi di riabilitazione. Ai pazienti con scompenso cardiaco una distanza coperta inferiore a 300 metri predice un outcome peggiore in pazienti con scompenso cardiaco stabile, per esempio, così come in pazienti con uno scompenso cardiaco e una frazione di eiezione ridotta al di sotto del 40%, il miglioramento dei sintomi si aveva soprattutto con un miglioramento, un incremento nella distanza coperta che andava da 55 a 107 metri rispettivamente per un miglioramento dei sintomi moderato o marcato. E così come nei pazienti che invece hanno fatto una terapia di resincronizzazione, c'era una forte correlazione tra il miglioramento della sintomatologia e il miglioramento della distanza coperta. Ovviamente vediamo numeri più bassi in questo caso, ma questo è perché i pazienti con terapie di trial che sono stati sottoposti a CRT ovviamente sono pazienti che partivano da una condizione basale peggiore. Per quanto riguarda la prognosi, allora, questo è uno studio norvegese in cui i pazienti sono stati divisi in terzili. Vediamo che i pazienti che facevano parte del terzile più basso, ossia quelli che raggiungevano una distanza inferiore ai 300 metri, avevano la prognosi peggiore, a differenza tra il primo e il terzo gruppo addirittura del 70% in termini di prognosi. Questi sono tutti i pazienti con scompenso cardiaco stabile in regime ambulatoriale che effettuavano il test, e quelli al di sopra nel quartile più alto invece avevano una distanza percorsa superiore ai 500 metri. In un altro studio, invece, i dati in realtà di un trial, l'Escape Trial, una sottoanalisi, ha mostrato che rispetto al baseline, questi erano pazienti ricoverati per scompenso acuto, rispetto al baseline che era fatto alla ammissione in ospedale, alla dimissione, i pazienti avevano una distanza coperta maggiore, ma questo soprattutto andava a impattare in termini di prognosi. I pazienti che avevano una distanza coperta maggiore andavano ad avere un outcome migliore rispetto ai pazienti invece che avevano una distanza che in questo caso era espressa in piedi, ma insomma era inferiore a 100 metri. A differenza dei valori che abbiamo sentito finora, si va a stratificare ulteriormente. Vedremo che la differenza maggiore in questo studio è stata trovata per pazienti al di sotto che avevano una distanza coperta inferiore a 100 metri. Così come anche sulle ospedalizzazioni, questo aveva un ruolo importante, con sempre una distanza inferiore a 100 metri, predittrice di un più alto rate di eventi di ospedalizzazione. Per quanto riguarda l'area sotto la curva, invece qua è stato evidenziato che per quanto riguarda le ospedalizzazioni, una buona soglia diciamo una buona soglia per quanto riguarda un basso rate di ospedalizzazione era 1000 piedi, che fanno più o meno 300-320 metri percorsi, e si ritorna quindi alla soglia che ci siamo detti prima, al di sopra della quale c'è un outcome migliore di questi pazienti, anche in termini di ospedalizzazioni. Per quanto riguarda prognosi, anche in questo caso i pazienti che avevano una distanza coperta più bassa avevano una prognosi peggiore. E se andiamo a dividere
i pazienti in quartili, in questo caso vedremo che il paziente che è nel quartile più basso rispetto al paziente che è nel quartile più alto, per quanto riguarda la mortalità, ha diciamo un rischio di mortalità 3 volte e mezzo superiore, per quanto riguarda le ospedalizzazioni 2 volte e mezzo superiori, quando la distanza coperta alla dimissione è inferiore a 100 metri. È importante il test di 6 minuti anche in altre patologie, soprattutto nell'ipertensione polmonare. I pazienti che hanno una distanza coperta inferiore a 300 metri, c'è una prognosi peggiore, una prognosi invece favorevole in quei pazienti che percorrono più di 400 metri. In realtà, quello che va valutato molto durante il test di 6 minuti nei pazienti con ipertensione polmonare è anche la desaturazione, con un aumento del 26% nel rischio di morte per ogni punto di ossimetria perso durante l'esercizio. Vado a concludere con il test dei 6 minuti nei pazienti in riabilitazione. I pazienti in riabilitazione si beneficiano di un miglioramento delle condizioni cliniche e delle condizioni di esercizio, della funzionalità, diciamo, della capacità funzionale, che si traduce in un aumento della distanza di più o meno 200 metri, la distanza coperta di più o meno 200 metri. E questo l'abbiamo visto anche in una meta-analisi, dove diciamo, sono stati considerati diversi gruppi di pazienti, i pazienti CAD soprattutto, i pazienti scompensati, e tutti i dati portano diciamo, a concludere per un favore del percorso di riabilitazione rispetto al miglioramento della distanza percorsa, con una media di 60 metri di miglioramento rispetto al baseline. Se andiamo a concludere con delle domande rispetto al test di 6 minuti, il test di 6 minuti va a misurare veramente quello che dice di misurare? È un test ripetibile con differenti operatori in differenti condizioni e può dare lo stesso risultato? È un test efficace per andare a valutare quelli che sono i cambiamenti dopo un intervento terapeutico? Beh, possiamo rispondere con le evidenze. È un test che misura quello che dice di misurare, ma inoltre è fortemente correlata la sua, diciamo, la sua funzione con, per esempio, la VO2 max di picco, che viene soprattutto correlata in pazienti che hanno uno scompenso cardiaco, una BPCO, e questi sono dati degli anni 80 e 90, quindi abbiamo già delle evidenze solide nel tempo. Differentemente da quello che si pensa, fare un test di 6 minuti in ambienti diversi, con operatori diversi, può fare la differenza, e quindi bisogna quanto più possibile standardizzare il test, ripetendo soprattutto per lo stesso paziente il test nelle stesse condizioni con lo stesso operatore, e quanto più possibile dedicare una persona o due persone a questo, e noi così abbiamo fatto in ospedale. Per quanto riguarda la diciamo efficacia nel andare a cogliere e a catturare quelli che sono i miglioramenti nelle terapie, abbiamo visto che, per esempio, il test di 6 minuti va a valutare soprattutto un miglioramento della qualità di vita nei pazienti anziani, nei pazienti con coronaropatia, e va a valutare il VO2 max nei pazienti con BPCO. È un test quindi facilmente eseguibile, che ci dà molte informazioni, più di quelle che possiamo immaginare. Io vi ringrazio. Molto bene Arturo, ma Antonello, abbiamo pensato di raccogliere le domande ogni due set di relazioni o alla fine, voi come preferite, tanto siamo un gruppo. Ma io rompo il ghiaccio, se noi abbiamo ancora 28 minuti, facciamo così, procediamo nella nostra carrellata in modo da non consumare più tempo del dovuto, se resta abbastanza qualche minutino ci concentriamo. Allora, io pregherei chi non deve parlare di togliere l'audio, così non disturbiamo i relatori. Soltanto per sottolineare il privilegio di fare il moderatore di una sessione così rilevante in termini dei relatori, perché non
non è superfluo dire che a me l'arduo e il piacevole compito di introdurre Gabriella Malfatto, che per me è stata un riferimento puro, vero, quando ero un semplice specializzando e iniziavo ad approcciare. Mi fai arrossire, non si vede dallo schermo, ma... Però è la verità, e va detto, io ho letto tutti i tuoi lavori con grande interesse, sono stati per me un faro nel famoso filling the gap in the literature, perché tu hai tracciato dei solchi importantissimi, delle direzioni che poi noi tutti abbiamo seguito coniugando quello che avevi iniziato tu. Penso all'art rate recovery, alla variabilità, penso a tante cose. Quindi veramente è un piacere. Adesso ci concentriamo e abbiamo il privilegio di ascoltare Gabriella sul test cardiopolmonare. Quindi non ti rubo altro tempo e ti lascio iniziare la relazione. Non posso che ringraziarti, spero che la relazione sia una relazione che vi interessi. Io ho cercato di, adesso condivido lo schermo, se mi ricordo come si fa, perché... Ecco, adesso cerco di andare anche con uno schermo un po' più grandino, perché altrimenti non si vede. Ecco, dall'inizio, ecco qui. Allora, ringrazio innanzitutto per l'invito a questa sessione, perché il test cardiorespiratorio è un qualcosa che a me ha sempre interessato, è un qualcosa che purtroppo non è sempre facilmente disponibile o praticabile, però si può fare, noi nel nostro centro lo facciamo, e quello che adesso volevo presentarvi è proprio un po' il concetto di cosa può aggiungere il test cardiorespiratorio a un processo riabilitativo, perché la riabilitazione cardiovascolare, e naturalmente io mi occuperò prevalentemente di scompenso cardiaco, perché un test cardiorespiratorio non si fa in genere a un paziente che non sia affetto da scompenso cardiaco. Come fa la riabilitazione a trattare i pazienti con scompenso e a usare in questo il test cardiopolmonare? Si può fare. Ricorderei come prima cosa che nelle linee guida dello scompenso cardiaco del 2021, allora scusate, volevo soltanto modificarmi lo schermo perché non mi andava di avere, ecco. La riabilitazione cardiovascolare è considerata una procedura, una terapia di livello 2A con classe di evidenza C, anche se una generica raccomandazione a fare attività fisica è raccomandata in 1A per tutti i pazienti. Quando poi andiamo a vedere i test da fare nei pazienti con scompenso cardiaco, troviamo il test cardiopolmonare tra i test raccomandati, ma il livello di raccomandazione scende un po'. Siamo a 2A, ma con un livello di evidenza C rispetto, per esempio, a un livello 1 con un livello di evidenza C per quanto riguarda il test cardiopolmonare nello stratificare i pazienti per il trapianto. Vediamo quindi che sia la riabilitazione che il test cardiopolmonare sono raccomandati. E perché non hanno un livello di evidenza 1? Perché nessuno si è mai preso la briga di fare dei test, degli studi randomizzati a doppio cieco sulla riabilitazione, se non con il test che ci ha inguaiati, che è stato il test, lo studio americano, che non ha dimostrato che la riabilitazione serviva perché i pazienti erano a intention to treat e nessuno faceva esercizio, e nessuno si è messo a studiare con uno studio randomizzato in doppio cieco, impossibile da farsi, se il test cardiopolmonare era meglio di altri esami nel programmare, valutare e seguire i pazienti che facevano la riabilitazione. Rimaniamo quindi con delle raccomandazioni. Questo lavoro è un lavoro di alcuni anni fa, molto bello, perché dice un po' che cosa succede alla riabilitazione cardiovascolare negli anni 2000. Il test cardiopolmonare è un esame molto utile, sicuramente.
può essere considerato un gold standard per dare la capacità di esercizio. Dà delle misure di sforzo oggettive, tutte le variabili del test cardiopolmonare. Io non vi dico oggi come si fa il test cardiopolmonare e quali sono le variabili da valutare. Sono tantissime variabili. La VO2 al picco è quella che si usa per fare il programma di esercizio. Tutte le altre sono quelle che però si usano nel paziente con scompenso non per fargli il periodo di riabilitazione, ma per inquadrare quel paziente e vedere esattamente la sua prognosi. È un importantissimo esame prognostico. Il problema della riabilitazione è che il test cardiopolmonare, come il test del cammino, andrebbe fatto prima e dopo il percorso riabilitativo, andrebbe fatto periodicamente. Nella riabilitazione attuale, tante volte questo non succede, quindi il test cardiopolmonare può perdere il suo significato. Questo lavoro diceva molto bene che il problema principale del test cardiopolmonare è che non tutti sanno farlo, ma in realtà non è che si debba saperlo fare perché è una cosa spaziale. Per saperlo fare devi farne tanti ed ecco che non tutti hanno l'accesso a questo esame. E purtroppo è un test costoso ed ecco lì che quindi non sempre il test cardiopolmonare lo si fa sempre e a tutti durante la riabilitazione dello scompenso. Quindi io dico e poi farò una domanda a questo proposito, ben venga il test del cammino, perché altrimenti noi non potremmo sapere se a questi pazienti con scompenso abbiamo fatto o meno un buon lavoro. Hola, Rosalina. Però sicuramente il test cardiopolmonare è un test che nelle mani giuste, e qui cito un grande cardiologo che non è più tra noi purtroppo, Romualdo Bellardinelli, che ho avuto l'onore di conoscere e col quale ho scambiato tante opinioni, sono anche andata a imparare un po' di test cardiopolmonare da lui. Il test cardiopolmonare è utile perché è quello che ti permette nel tempo di dimostrare che se tu fai bene il training e il paziente mantiene un buon livello di esercizio e un buon livello di performance al test cardiopolmonare, nel tempo le ospedalizzazioni per scompenso e anche la sopravvivenza sono ridotte. Questo lavoro è un bellissimo lavoro in cui noi che facciamo riabilitazione vorremmo aver partecipato. 10 anni in cui questi pazienti sono stati randomizzati a fare un ciclo di riabilitazione per scompenso cardiaco all'inizio e un periodico richiamo di esercizio e di training fisico lungo 10 anni. Questi pazienti sono la linea nera, questi pazienti in 10 anni non hanno perso quasi nulla del beneficio che avevano avuto all'inizio con il training. Un minimo effetto tempo. Mentre invece i pazienti che non avevano fatto la riabilitazione, ai quali erano state raccomandate le cose giuste di esercizio, di attività, di mantenersi in forma, eccetera, eccetera, nel tempo perdevano capacità funzionale. Non mi funziona la freccina, eccolo qua. Ma non solo i pazienti miglioravano la loro capacità di esercizio, erano più bradicardici a riposo, quindi avevano anche un miglior tono autonomico, se vogliamo usare la frequenza cardiaca come indice grossolano della frequenza cardiaca. Non solo avevano una miglior ventilazione misurata col BAV CO2 slope, quindi anche la loro funzione ventilatoria negli anni si manteneva, ma soprattutto i pazienti trained a 10 anni avevano una riduzione di eventi considerati come in questo studio morte cardiovascolare, ospedalizzazioni per scompenso e peggioramento clinico come accessi in pronto soccorso e peggioramento della classemia, che va da sé. Un mantenimento di un buon outcome rispetto alla perdita di funzione e al peggioramento degli eventi. Quindi l'esercizio fisico, il training fisico ripetuto, misurato con il test cardiopolmonare, fa bene. E il poterlo misurare in modo così preciso è veramente
tipico e classico solo del test cardiorespiratorio. Cosa ci dice però la nostra survey, questa è l'extra HF? Che tutto sommato la riabilitazione non è offerta così facilmente ai pazienti e quindi noi dobbiamo cercare di fare la riabilitazione e quando la facciamo dobbiamo cercare di impostarla e di misurare il nostro outcome in modo che sia convincente per il grande pubblico. Questo lavoro di alcuni anni fa di Arena ci ha fatto venire in mente nel nostro centro il lavoro che voglio presentarvi per farvi vedere un qualcosa che si potrebbe poi fare tutti insieme a livello del nostro gruppo di studio. Arena vede il test da sforzo, è un grande esperto di test da sforzo e dice: ma perché guardiamo sempre solo la VO2 al picco nel test da sforzo quando abbiamo la possibilità di misurare variabili di utilità prognostica e clinica, per esempio la soglia anaerobica, per esempio il polso dell'ossigeno, cioè quanti millilitri per battito il nostro paziente produce, indicatore della gittata sistolica, perché non misuriamo anche il VE VCO2 slope? In questo lavoro, nei pazienti con malattia coronarica, è stato valutato pre e post riabilitazione tutto un pannello di variabili cardiorespiratorie e non solo la VO2 picco, che è facile da ricordare, è ancora quella che ci manda il paziente a fare l'enlisting per il trapianto, ma è un po' un peccato sprecare un test così complicato per tirar fuori un numero solo. Anche perché il test da sforzo cardiorespiratorio misura, per esempio, come il paziente respira. E questa variabilità del respiro misurata come oscillazioni ventilatoria è quello che è poi il respiro periodico che il nostro paziente ha nel peggioramento dello scompenso. Okay. C'è poi un'altra cosa importante nel test da sforzo. I puristi del test da sforzo cardiopolmonare pensano che i nostri pazienti sono tutti atleti e quindi pretendono che io mantenga il test solo se il test è massimale. Quindi se ha un quoziente respiratorio al picco superiore a 1 e butti via tutti i dati del test sotto massimale. Siccome nei nostri pazienti molto spesso il test non è massimale, chi si occupa di scompenso da anni, come Cleland e il suo gruppo, ha visto che nello scompenso cardiaco metà dei pazienti fa un test non massimale. Sarebbe come dire che un paziente fa un test del cammino di 150 non c'è la misma, non fa meno 200, non lo considera. Ed ecco che nella nostra esperienza noi cosa abbiamo fatto? Noi siamo un centro clinico, facciamo e cerchiamo di fare anche ricerca, però fondamentalmente noi non diciamo no a nessun paziente che ci venga inviato per la riabilitazione. E in questi 10 anni, prima che il Covid ci chiudesse per oltre un anno l'attività, noi abbiamo riabilitato sempre più pazienti con scompenso e sempre più anziani. Attualmente i nostri pazienti hanno 80-85 anni. Se sono in grado di camminare e di pedalare, possono fare la riabilitazione nel nostro centro. E io credo che l'ha pensato a proposito. In questi 10 anni abbiamo riabilitato per scompenso cardiaco, prevalentemente, come vedete, per scompenso a frazione di eiezione ridotta, 356 pazienti. Di questi, una buona parte, più della metà, ha potuto fare il test cardiopolmonare. Perché non l'avevano fatto? Fondamentalmente le problematiche erano ortopediche. Pazienti che potevano fare la riabilitazione in palestra con un'attività fisica adattata, in cui la bicicletta non venisse inserita, in cui facevano prevalentemente resistance training, un po' di tappeto, armo, ergometro per quelli con problematiche di tipo articolare alle gambe importanti, ginnastica respiratoria. Abbiamo visto dalla prima relazione che abbiamo un pacchetto di attività notevole per poter fare la riabilitazione cardiovascolare.
qualche volta i pazienti avevano problematiche vascolari. Perché qui scrivo claudicazio al six minute? Perché tantissime volte noi i six minute ai pazienti con scompenso lo facciamo di default a tutti e lo ripetiamo dopo la riabilitazione. Però quelli che fanno un test del cammino discreto faranno poi anche il test cardiopolmonare, anche perché ci interessa vedere, come è stato detto in precedenza, se c'è una correlazione tra i risultati dell'uno e i risultati dell'altro. Tra questi pazienti che abbiamo visto, parecchi pazienti avevano un'ipertensione polmonare. E io vi parlerò brevemente di questi pazienti che avevano ipertensione polmonare, che hanno fatto un buon risultato nella riabilitazione, anche se avevano l'ipertensione polmonare. Perché con il test del cammino non è facile vedere un paziente con 40-45 millimetri di mercurio di pressione polmonare quanto peggiora, perché magari non desatura. Con il test da sforzo cardiorespiratorio io ho variabili e parametri che mi permettono invece di vederlo, quindi è un qualcosa che potrebbe aiutarci a capire meglio il paziente. Dei pazienti con ipertensione polmonare di quei 195, se siamo rigidi e abbiamo un valore di pressione polmonare all'eco superiore a 40, ne abbiamo tanti. Infatti erano 124 i pazienti. I pazienti hanno fatto una riabilitazione cardiopolmonare con un risultato buono. Confrontandoli con quelli che avevano una pressione polmonare normale, quelli con pressione polmonare superiore a 45, e non stiamo a vedere questi che erano nella zona grigia, avevano ovviamente una capacità di lavoro un po' più bassa in basale, ma non così bassa, ma erano in grado di migliorare sensibilmente tutti i parametri del test cardiopolmonare, soprattutto la capacità di consumare ossigeno, quindi il loro polso dell'ossigeno, che migliorava esattamente di un millilitro per chilominuto per battito, come nei pazienti con pressione polmonare normale. Non mi sono messa d'accordo con il collega che ha fatto la prima presentazione, che ci ha parlato della importanza della riabilitazione respiratoria nei pazienti con scompenso. Però sono molto contenta che l'abbia fatto vedere quel dato e ne abbia parlato, perché è un qualcosa a cui noi abbiamo lavorato per un po' in passato e poi, causa Covid e causa difficoltà logistica di organizzare questa riabilitazione, l'abbiamo un po' abbandonato. Abbiamo adoperato una modalità di riabilitazione cardiovascolare respiratoria al respiro lento, quindi non un training della muscolatura respiratoria, ma un training respiratorio che adoperava questo tipo di device che si chiama Respirate. È un device che noi davamo al paziente a casa e questo ci ha aiutato a riabilitare al domicilio dei pazienti che non avevano la possibilità logistica di venire a fare il training. Questi pazienti, che come vedete non sono stati tanti nel tempo, una ventina, li abbiamo confrontati con 20 pazienti che avevano fatto la riabilitazione tradizionale, perché, caspita, uno fa la riabilitazione tradizionale, physical training, l'altro fa solo due sedute giornaliere di circa 20 minuti di training con quell'apparecchio che ti insegna a respirare lentamente. Il respiro lento però sappiamo che permette una maggior ampiezza del volume minuto, una maggior durata della espirazione, un maggior allenamento del diaframma, che è un muscolo molto importante, molto grande ed estremamente utile anche come succedaneo della pompa cardiaca in certi casi. Noi in questi pazienti abbiamo analizzato le consuete variabili ecocardiografiche che misuriamo dopo la riabilitazione e in questo caso ci siamo fermati alla VO2 picco e al VE di CO2 slope per quanto riguarda il test cardiopolmonare. Avevamo anche misurato il BNP, che misuriamo sempre nei pazienti con scompenso prima e dopo la riabilitazione, ottenendo in genere una riduzione del BNP.
Il primo lavoro che avevamo pubblicato con il professor Parati, il professor Mancia e il gruppo che aveva creato questa macchinetta aveva mostrato che nei pazienti con scompenso cardiaco a frazione di iniezione ridotta il training al respiro lento era in grado di modulare la pressione polmonare, riducendola. E questo era un dato interessante che poteva dare un'idea che la pressione polmonare in questi pazienti con pressione polmonare elevata fosse una questione emodinamica, soprattutto dovuta a una cattiva meccanica cardiaca che, migliorata dal respiro lento, dava una riduzione della pressione. In questi pazienti nei quali abbiamo fatto la riabilitazione, ma abbiamo anche confrontato questa riabilitazione respiratoria con quella tradizionale, abbiamo visto un paio di cose interessanti. La pressione polmonare nei pazienti con riabilitazione tradizionale non peggiorava, diciamo così, ma non migliorava significativamente. Il BNP si riduceva significativamente, migliorava significativamente la VO2 al picco, quindi l'effetto training lo avevamo in questi pazienti, e non cambiava significativamente il VE di CO2 slope, che era lievemente aumentato, ma non in maniera severa, non era oltre i 40, se non in pochissimi pazienti. Quindi cosa vediamo con la riabilitazione tradizionale? La riduzione del BNP e l'effetto training fisico, che è una cosa che speriamo di vedere sempre. Cosa abbiamo visto con la riabilitazione con quel Respirate, che ripeto, in quei pazienti l'avevamo dato sulla base del precedente lavoro per fargli un po' di riabilitazione, non potendoli farli venire? Una riduzione importante della pressione polmonare e una riduzione del VE di CO2. Quindi questi risultati sono risultati complementari, che ti fa vedere, tornando a quello che aveva citato il primo collega, che aggiungere della riabilitazione respiratoria nel tipo di riabilitazione che si fa nei nostri pazienti potrebbe essere veramente utile. Questo è un device, si può insegnare ai pazienti a respirare più lentamente, si può fare un training della muscolatura respiratoria, ma il training è di tutto, non è solo andare in bicicletta. Ho voluto sottolinearlo e sono contenta che mi posso con questo riallacciare al alla prima presentazione. Cosa si potrebbe anche pensare però? Io ho dei pazienti con scompenso cardiaco sistolico e ipertensione polmonare che non sono magari in grado di fare un training fisico importante, ma potrebbero fare solo il training respiratorio. Quindi, siccome il test cardiopolmonare permette di vedere separatamente gli effetti, io potrei pensare di avviare a un training solo respiratorio e magari, adesso che c'è la telemedicina, un training monitorizzabile a distanza, e con il test cardiorespiratorio sarei in grado di valutare se sono riuscito a migliorare almeno un qualcosa di quello che mette in crisi il paziente, che può essere la scarsa capacità funzionale ma anche la dispnea. Io spero di avervi dato degli spunti che potremo discutere e spero di avervi comunicato l'entusiasmo e la curiosità per questo test, che è il test da sforzo cardiorespiratorio, che ci può dire tante cose, che è un test interessante e che possono veramente fare anche le persone molto anziane, perché basta che possano pedalare. Vi ringrazio. Grazie a te, Gabriella, e grazie per aver ricordato Romualdo, che è stato uno dei cardiologi più performanti in riabilitazione. Basta leggere il suo curriculum in PubMed per capire quanta passione ha avuto per lo sviluppo del test cardiopulmonare. Io ricordo un articolo su Italian Heart Journal del 98, o giù di lì, dove trattava in maniera sistematica l'utilizzo del test anche nella cardiopatia ischemica. Quindi veramente, veramente grazie. Poi magari chiudiamo, perché stiamo avanti già di 8 minuti dopo le 5. Io non so qual è il nostro tempo dedicato per questa riunione. Quindi io passerei a introdurre Costantino Mancusi. Costantino, ci sei? Eccomi, Francesco.
Ciao caro. Costantino, per quelli che non lo conoscessero, è uno dei più grandi esperti di ipertensione arteriosa a livello nazionale ma anche a livello europeo. Quindi tra l'altro si dedica alla disciplina ecocardiografica applicata alla cardiologia riabilitativa. Quindi io non ti rubo la scena, Costantino, e ti lascio fare la relazione. Dopodiché vediamo se c'è ancora qualche spunto. Parliamo insieme. Grazie mille Francesco, grazie per la presentazione e grazie per l'invito a questo interessante webinar pomeridiano. Io mi occuperò del ruolo dell'ecocardiografia nel percorso riabilitativo e vi preannuncio non solo dell'ecocardiografia nel percorso riabilitativo. Quali possono essere le applicazioni principali dell'ecocardiografia nel paziente che frequenta la riabilitazione cardiologica? Innanzitutto la ricerca delle complicanze precoci, quando noi pensiamo a quando il paziente venne, diciamo, destinato alla riabilitazione cardiologica dopo un evento cardiovascolare acuto e nell'immediato di un evento cardiovascolare acuto. Poi ci potrà essere utile, vedremo più avanti, nella stratificazione prognostica e nel miglioramento, nell'individuazione del potenziale miglioramento di alcuni dei parametri funzionali che abbiamo già visto in parte essere stati illustrati dai colleghi precedenti. Per quanto riguarda le complicanze precoci, partiamo subito con, diciamo, un caso clinico della nostra struttura nella quale, diciamo, l'ecocardiografia è stata fondamentale per individuare, per esempio, in un paziente riferito appunto alla riabilitazione in decima giornata dopo bypass aorto coronarico che presentava ipotensione e tachicardia e aveva un versamento pericardico importante che lo ha indirizzato verso un nuovo trattamento cardiochirurgico per una piccola finestra pericardica. Al tempo stesso un paziente come il nostro con sindrome coronarica acuta che ha avuto un esteso infarto anteriore che in nona giornata viene riferito alla nostra riabilitazione cardiologica e all'arrivo fa un esame ecocardiografico standard come, diciamo, tutti i pazienti che noi ammettiamo, evidenziava in proiezione apicale 4 camere già qualcosa di abbastanza sospetto che purtroppo caratterizza spesso gli infarti a presentazione tardiva con esteso coinvolgimento dell'apice del ventricolo sinistro pura. Con evidenza di questa formazione isoipericogena all'apice del ventricolo che era appunto una formazione trombotica che verrà poi successivamente sottoposta a trattamento con i fumarolici e che seguiremo poi nel corso della degenza in cardiologia riabilitativa. Oggi abbiamo molte tecniche avanzate di ecocardiografia. Chiedo scusa, ma pregherei i colleghi di spegnere il microfono, altrimenti diventa difficile avere la possibilità di parlare. Le nuove tecniche ecocardiografiche sono in grado di darci un valore aggiunto. Aspetta un secondo perché... Colleghi, vogliamo disinserire l'audio così non diamo fastidio ai relatori? Vi prego, grazie. È facile, basta disattivare il microfono in basso a sinistra. Grazie Francesco. Dicevo, le nuove tecnologie ecocardiografiche ci vengono incontro perché ci permettono di caratterizzare meglio, diciamo, la struttura e soprattutto la funzione cardiaca. Questa review che diciamo molti di voi, a quella quale molti di voi hanno collaborato, in primis il collega Antonello D'Andrea, è una review molto interessante perché mette in evidenza quelli che sono tutti i nuovi aspetti che ci consentono di guardare con maggiore accuratezza al cuore stesso nel corso della riabilitazione e quali sono questi nuovi parametri e quali sono le possibilità che noi abbiamo. Innanzitutto parliamo del globo longitudinal strain, dello strain circonferenziale, dello strain radiale, ovvero sia di una valutazione di quella che è la deformazione del muscolo cardiaco durante il ciclo cardiaco e questa valutazione è una valutazione che è molto più accurata rispetto a quelli che sono i parametri emodinamici che normalmente misuriamo con l'ecocardiogramma, non su tutti la frazione di iniezione, e ci consente un'analisi più accurata che può essere molto utile nel corso del processo
di riabilitazione e lo vedremo tra poco più avanti. L'evoluzione dell'analisi di deformazione col Global Longitudinal Strain è molto molto recente ed è stata introdotta sommando a quello che è lo strain longitudinale il post carico ventricolare sinistro, quindi praticamente andando a sommare a questo valore quella che è la pressione arteriosa e prendendo come riferimento i tempi di chiusura della valvola mitrale e della valvola aorta, riusciamo a ricreare quella che è una stima della curva pressione-volume del ventricolo di sinistra, che non è la vera e propria curva pressione-volume, ma è più che altro una variazione della deformazione nel corso del ciclo cardiaco. Ebbene, questa misura è un indice proprio di quello che è il lavoro cardiaco durante ogni ciclo e soprattutto tra questa misura possiamo non solo misurare il lavoro cardiaco, ma misurare anche l'efficienza del ventricolo di sinistra. Questi parametri sono molto importanti, faremo un accenno più avanti a quali sono le potenziali applicazioni. Ma perché andare a valutare questi nuovi parametri quando fino a non molto tempo fa ci siamo tutti basati su quella che è la comune frazione di eiezione del ventricolo di sinistra? I colleghi dell'ospedale di Guarda hanno recentemente pubblicato uno studio interessante su 250 pazienti, circa 249, che hanno fatto il percorso di riabilitazione presso la loro struttura e hanno evidenziato in maniera chiara che il miglioramento della capacità funzionale, intesa appunto come miglioramento nella possibilità di percorrere più metri, al 6 minutes walking test, non è in nessun modo in relazione con quella che è la frazione di eiezione al basale o quello che è il miglioramento della frazione di eiezione. E quindi questo parametro, che era diciamo il gold standard non solo nell'ambito della riabilitazione ma per l'ecocardiografia in generale, ha delle limitazioni che possono essere in qualche modo superate da quelli che sono i nuovi parametri di funzionalità ventricolare sinistra. Per quanto riguarda il Global Longitudinal Strain, vi mostro questo studio piccolo, circa 40 pazienti con infarto miocardico acuto STEMI che avevano tutti effettuato poi successivamente anche bypass aorto coronarico perché tribasali, i quali hanno effettuato il loro protocollo di riabilitazione e l'ecocardiogramma era stato effettuato prima della riabilitazione e dopo la riabilitazione. La cosa interessante che vi faccio notare all'interno dei riquadri che sono qui riportati è che se voi guardate al solo parametro frazione di eiezione, quindi ai parametro standard di funzione ventricolare sinistra, vedete che la riabilitazione ha poco effetto nel migliorare questo parametro e tutti i miglioramenti, come vedete, anche se il gruppo è piccolo, quindi con tutte le limitazioni di questo studio, sono non statisticamente significativi. Però se guardate la seconda tabella che è in basso, quando invece andiamo ad analizzare quello che è l'analisi di deformazione dei segmenti, quindi lo strain imaging prima e dopo la riabilitazione, notiamo come vi è una modifica significativa di questi parametri. Ricordate che lo strain diventa tanto più, migliora quando diventa più negativo e quindi vedete in questo contesto come il sottogruppo di pazienti con infarto miocardico inferiore vi è un notevole miglioramento da più 10 a meno 14 statisticamente significativo di quello che è lo strain longitudinale in quei segmenti, proprio dovuto al fatto che la riabilitazione ha permesso, diciamo, questo miglioramento. È di fondamentale importanza anche per capire un altro concetto, che in questa popolazione di pazienti il miglioramento dello strain era soprattutto localizzato nei segmenti che non erano stati coinvolti dall'infarto miocardico e quindi proprio in quei segmenti vi è un maggiore beneficio di quella che è la riabilitazione e il processo riabilitativo. Sì. Ancora, diciamo, un articolo già mostrato in precedenza, del quale ci ha parlato prima il collega Pacileo, possiamo utilizzare i nuovi parametri di funzionalità ventricolare sinistra per andare a valutare quello che è, per esempio, la possibilità di miglioramento quando i pazienti vengono sottoposti a due protocolli diversi di riabilitazione cardiologica, uno ad alta intensità, uno a media intensità continuo, e vedete come nella tabella qui allegata abbiamo una stretta relazione tra quelli che sono la stretta relazione significativamente
importante non tanto con la frazione di iniezione e i parametri del test cardiopolmonare, ma con quello che è il global longitudinal strain, lo strain atriale, quindi la funzione diastolica, e l'efficienza calcolata attraverso il myocardial work, con una significatività piuttosto importante, a dire che questi parametri forse possono in qualche modo essere più correlati al miglioramento funzionale, che è quello poi che tutti noi auspichiamo nel momento in cui trattiamo i pazienti in riabilitazione cardiologica. Da questo punto passiamo ad una, diciamo, piccola parentesi, alla quale però tengo molto, proprio sottolineando l'utilizzo delle linee B in questo lavoro da parte dei colleghi. Perché? Perché non solo l'ecocardiografia è utile nel processo riabilitativo, ma anche l'ecografia di altri distretti può risultare molto utile. Questa è una proposta che, diciamo, attraverso questa review abbiamo fatto non molto tempo fa sull'utilizzo rutinario dell'ecografia del torace all'interno delle unità di cardiologia riabilitativa. Perché l'ecografia del torace ci permette di quantificare bene la congestione polmonare, ci permette di quantificare bene i versamenti pleurici, ma soprattutto alla dimissione del paziente noi possiamo valutare qual è la congestione residua in questo paziente. Per cui, diciamo, anche a mo' di proposta, visto che siamo nell'ambito di un gruppo di studio, diciamo, l'implementazione dell'utilizzo dell'ecografia del torace può essere sicuramente un obiettivo, diciamo, ragguardevole per il nostro gruppo di studio. Allo stesso modo, di un'altra ecografia che era stata sottolineata, diciamo, indirettamente dalla collega nella presentazione precedente, e cioè l'ecografia del diaframma. Sappiamo che il diaframma è il più grande muscolo che, diciamo, il nostro organismo ha, ed è il principale produttore, diciamo, principale contributor al metabolismo aerobico. In realtà quello che si può valutare attraverso l'ecografia del diaframma è la sua escursione. I colleghi dell'ospedale San Raffaele di Milano hanno studiato in una quota parte di pazienti che facevano un protocollo riabilitativo la prevalenza di disfunzione del diaframma, e la prevalenza di disfunzione del diaframma nei pazienti che vengono candidati a riabilitazione cardiologica è piuttosto alta. È possibile attraverso la riabilitazione migliorare in maniera significativa la funzionalità del diaframma, e questo ha ripercussioni poi a valle sul sistema cardiovascolare molto molto importanti, che quindi, diciamo, sicuramente vale la pena di studiare per il futuro. Io con questo vi ringrazio dell'attenzione e ho concluso la mia presentazione. Grazie Costantino. Allora, se ci sono domande, vi prenotate. Nel frattempo, io volevo sottolineare l'eleganza che ci unisce in questo percorso come gruppo di studio, perché abbiamo applicato nelle quattro relazioni tutti i principi della fisiologia all'esercizio, al training fisico nel paziente cardiopatico, e siamo tutti quanti consapevoli di quanto affascinante è questo mondo. Abbiamo ripercorso tutte le fasi di un approccio riabilitativo così come era voluto nel titolo, e tutta la parte strumentale, quanta scienza, quanto impegno c'è in ogni singola metodica. A chiusura di questo, per Arturo volevo soltanto sottolinearti che anche non poter fare un test del cammino è un indice prognostico. Ci stanno, soprattutto nei pazienti molto fragili, noi stiamo cercando di buttare giù un protocollo proprio in quei pazienti che non riescono per nulla a performare il test, quindi anche questo è un campo di interesse particolare. Con Gabriella abbiamo scambiato già qualche opinione rilevante. Aspetta, vedo nella chat Costantino, invece volevo fare una domanda a ciascuno dei colleghi. Perfetto, Gabriella, vai. Solo per dire, Costantino, che oramai fare la frazione di iniezione è una parte, è una piccola parte. E anche il test cardiopolmonare, l'ecocardio, se non vengono amplificati nelle strutture riabilitative, se non vengono modernizzate le tecniche di approccio, si rischia di rimanere indietro, perché non è un esercizio di stile andare a ricercare parametri sempre più fini, ma ci serve sempre per stratificare il nostro paziente poi al meglio. Quindi è anche importante il gruppo di studio per coagulare un interesse
delle tecniche, condividerle e soprattutto fare delle schede comuni di follow-up dei pazienti, perché se facciamo tutti la stessa cosa e la facciamo bene, i dati che ne possono venire fuori sono veramente fruibili, pubblicabili, eccetera, eccetera. Quindi è un augurio di collaborazione sempre più forte. Io cedo la parola a Gabriella per qualche minuto di approfondimento e poi lasciamo, perché sono le 5.25, 5.23. Io, grazie, volevo fare una domanda rapida a ciascuno dei miei colleghi. Al dottor Pacileo volevo chiedere, a proposito dell'interval training, ci sono tutte queste possibilità di interval training. Nella nostra esperienza con i pazienti, nei pazienti con scompenso cardiaco, l'unico che riusciamo a fare è quello leggero, 90-90, perché non riusciamo ad applicare altre forme, si stancano veramente troppo. E qual è l'esperienza vostra? Sì, questo è il limite dell'esercizio intervallato, nel senso che il paziente con uno scompenso cardiaco più avanzato non è capace di eseguire un esercizio intervallato. Noi avevamo sviluppato prima del Covid, e poi l'abbiamo interrotto col Covid, un protocollo di esercizio intervallato ad alta intensità, dove facevamo compiere gli esercizi fisici al paziente, non sulla bicicletta, molto bello, ma che potevamo applicare al paziente più giovane, al paziente più con maggiore attività, che era, riusciva a sostenere un'attività fisica nettamente superiore. Facevamo un protocollo 30 secondi di esercizio tipo addominali, una trentina di secondi di riposo, per poi cambiare ogni due set il gruppo di muscoli interessati, dei veri e propri circuiti. Però questo è il limite dell'esercizio intervallato. Noi possiamo svolgerlo principalmente nel paziente meno defedato e quindi con una capacità funzionale migliore. Questa è anche la nostra esperienza. Ma penso quella un po' di tutti, che costituisce il limite dell'esercizio intervallato. Infatti, sì, grazie. Il riferimento di interval training è fatto sul paziente e controllo di se stesso. Quindi tecnicamente, alla fine, anche sì, è vero, si stanca moltissimo, ma il beneficio è enorme. E tra l'altro c'è un gruppo greco di Lautaris, l'Aristos HF Trial, che mette insieme nello stesso approccio con training continuo, intervallato e di resistenza. Probabilmente quello è il futuro, cioè garantire le varie modalità a tutti i pazienti, selezionando poi i pazienti che proprio, perché il vero problema è quando interveniamo col training, perché se la riserva funzionale non c'è, e spesso i nostri pazienti più defedati non ce l'hanno, è inutile immaginare un protocollo di training, cioè dal paziente non puoi tirare fuori nulla. Quindi se noi selezioniamo proprio all'ingresso il paziente ottimale che può essere sottoposto ai vari tipi di training, la risposta è enorme. Gli altri sono arrivati, purtroppo lo dico, tardi, e non possiamo farci niente. Un paziente estremamente fragile ha una riserva funzionale inesistente. Quindi anche come lo treniamo? Facciamo un po' di mobilizzazione attiva e passiva a letto, due calistenici, due respiratori, ma più di quello veramente non riusciamo a fare. Probabilmente l'unione di tutti i centri riabilitativi con questa esperienza serve proprio a disegnare dei protocolli adattati alla riserva funzionale dei pazienti, in modo da destinare le varie modalità ad alcuni tipi di pazienti e ad altri piccoli interventi ad altre tipologie. Penso alla pre-habilitation pre-TAVI. Per esempio, un paziente candidato alla TAVI non gli puoi fare chissà che cosa, però lo puoi condizionare all'intervento. E quindi questa è anche un'ipotesi di lavoro estremamente, estremamente interessante. Continua, Gabriele. Poi volevo chiedere al dottor Cesaro una sua opinione. Il test del cammino è un ottimo test, veramente si può fare a quasi tutti. Cosa ne pensi della possibilità di misurare durante il test del cammino, con quei sistemi che adesso lo fanno in modo portatile, il K5, eccetera, la VO2? Perché un limite del test del cammino è che non ti dà una VO2 al picco del test del cammino. Però con questi strumenti, che sono costosi ma meno costosi da usare,
Tu pensi che potrebbe essere una strada da percorrere per un lavoro? Fare questo, che ci dà un dato in più, una millilitri chilo minuto, una ventilazione? Sì, assolutamente. Per quanto possa correlare il test di 6 minuti con la VO2 al picco, insomma, poi i dati in alcuni casi sono anche contrastanti, quindi sicuramente per il singolo paziente potrebbe essere determinante quello di avere questa informazione. Anche con questi sistemi innovativi, noi stiamo facendo un aggiornamento anche grazie alle risorse che stanno arrivando diciamo, delle nostre strumentazioni, e tra le quali abbiamo chiesto anche un test cardiopolmonare, perché non lo abbiamo. Sicuramente questo potrebbe essere un compromesso a costo contenuto che potrebbe darci un'informazione per il singolo paziente, perché noi quello che facciamo è una derivazione del dato sulla grande popolazione apportata al singolo paziente. Immaginiamo che ci sia stato un miglioramento della VO2 anche in quel paziente, in realtà poi il dato del singolo non ce l'abbiamo, abbiamo i dati dello studio, degli studi. Quindi sicuramente potrebbe essere un compromesso interessante anche per un eventuale studio pilota, potrebbe essere una cosa interessante da fare insieme eventualmente come gruppo. Nei pazienti fragili, Gabriella, c'era una, diciamo, negli Stati Uniti lavoravamo allo steady state, cioè in condizioni di equilibrio. Veniva fatto un test cardiopolmonare, però allora non c'era il dispositivo portatile, veniva messo il paziente sul tapirulan a velocità di cammino senza incremento di pendenza, e venivano registrati per 10 minuti tutti i parametri, cioè VO2 e VO2 slope all'equilibrio. Quello che veniva fuori era estremamente interessante, cioè nella prima fase la risposta ventilatoria era molto più performante in senso prognostico della VO2. Cioè, cioè valutavi la capacità di adattamento dell'efficienza ventilatoria nella prima fase del cammino, sostanzialmente, in pazienti estremamente decondizionati. Sto parlando dell'estremamente decondizionato. E questo è molto importante, perché in alcuni avevi un lento adattamento dell'efficienza ventilatoria, cioè un'iperventilazione che durava tutti i 10 minuti, in altri, quelli che performavano meglio, l'approccio iperventilatorio era destinato al primo, secondo, terzo minuto massimo, poi scendeva la fase iperventilatoria e si raggiungeva un equilibrio e la VO2 rimaneva pressoché costante. Un altro dato importante era che il quoziente respiratorio, di conseguenza, in questi pazienti, perché tu avevi una fase iperventilatoria e ipercapnica, che cosa succedeva? Avevi 1,3, 1,2 di RER, di quoziente respiratorio, di respiratory exchange ratio. Dopodiché, nella fase di adattamento all'equilibrio, scendeva e si riportava sotto, diciamo, sotto l'unità. Il paziente in quel momento era libero di poter eseguire un test ancora più performante. Quindi è molto interessante, e c'è pochissimo in letteratura, come c'è stramaledettamente poco sulla fase post-test, cioè sulle cinetiche del gas dal picco in giù, dal picco al riposo. Anche qui, perché interrompi il test perché hai fretta, clic, via. L'adattamento post è come la frequenza cardiaca, se torna in fretta o torna lenta. Esatto, la frequenza, la cinetica della frequenza cardiaca, che poi era stata immaginata come un simbolo di riattivazione vagale, è stata studiata, ma le cinetiche di gas dal picco al riposo, non c'è nulla. E anche questo sarebbe un dato interessante, cioè studiare non tanto forse l'ossigeno come si muove, ma fondamentalmente sempre l'eliminazione dell'anidride carbonica e il loro rapporto. Sì. Questo potrebbe l'isteresi del ritorno della CO2 è molto bello, e non viene mai fatto perché devi sbrigarti, correre e finire il test. Questo sarebbe una cosa bellissima, sì, decisamente. L'ultima cosa che volevo chiedere rapidissimamente al dottor Mancusi, sulle comete polmonari, anche in pazienti con una situazione di non scompenso si può vedere qualche cosa? Perché mi viene in mente che nei pazienti post-chirurgici e scompensati
sarebbe veramente interessante vedere come si riesce con la riabilitazione a fare ridurre la cometa, ma anche in un paziente ischemico si potrebbe avere qualche dato interessante, secondo te? Sì, penso di sì, nel senso che la possibilità di vedere le comete è praticamente virtualmente possibile in tutti i pazienti. C'è un unico limite che sono i pazienti con fibrosi polmonare, ma che hanno le comete per un meccanismo diverso, perché hanno un'interstiziopatia non dettata da un accumulo idrostatico, ecco. Per cui tutto il resto è possibile. Ci sono già diversi lavori sull'impatto prognostico, per esempio, delle linee B alla dimissione dopo uno scompenso acuto, dopo infarto miocardico, sia in ammissione che in dimissione. Quindi c'è, diciamo, stanno venendo fuori una serie di cose molto interessanti perché la congestione ovviamente è un determinante di prognosi molto molto importante e anche il tempo di risoluzione della congestione. C'è un gruppo del Sacco di Milano che ha fatto uno studio in pronto soccorso. Già in quel setting, la riduzione immediata della congestione ha un impatto prognostico molto importante. Ok, bello, grazie. Ragazzi, come si dice a Napoli, mi sono arrecreato. Siamo stati bene. Faremo altri webinar. E come si dice in gergo cinematografico, non perdiamoci di vista. Quindi il professore Ciccarelli ci guiderà in questo gruppo del quale tutti facciamo parte e ci rivediamo nelle prossime puntate. Vi Gruppo. abbraccio virtualmente Sì, mi tutti, web. sia quelli che conosco che quelli che non conosco, ma avremo modo di vederci quasi sicuramente Alla a SIC. dicembre alla SIC per stare insieme. E per buttare veramente giù anche qualche ipotesi di lavoro, non più teorica ma anche pratica, perché questo gruppo è forte, la riabilitazione è bellissima e quindi a me piacerebbe farla ancora di più per la verità. In questo momento non è che però lasciamo perdere, sono cose personali. Vi abbraccio moltissimo e a presto. Ciao e grazie, grazie a tutti e Grazie, complimenti. grazie a tutti. Grazie a Ciao. tutti, arrivederci.